è stato inaugurato a Palazzo Lascaris il 231° anno dell'Accademia di Agricoltura di Torino. Nata come società agraria il 24 maggio 1785 per volontà di Vittorio Amedeo III di Savoia, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica nel 1964, l'Accademia promuove attività di studio e ricerca, conferenze, esposizioni, mostre e pubblicazioni. La Lectio Magistralis è stata tenuta quest'anno da Amedeo Raineri di Lagnasco dell'Università di Torino, che si è soffermato sul rapporto tra agricoltura e ambiente, alla ricerca di un nuovo modello per il futuro. Questa è la sesta volta che facciamo l'inaugurazione dell'anno accademico con la relativa consegna ai nuovi soci dell'Accademia. I soci dell'Accademia sono in sostanza la forza di un'istituzione come la nostra, che ha la funzione di promuovere lo sviluppo e la crescita dell'agricoltura, promuovendo appunto l'innovazione e tutti quei processi innovativi che possono coniugare produttività e rispetto dell'ambiente. Il discorso dell'agricoltura sostenibile è un discorso che deve essere portato avanti e da cui dipende, credo, il futuro dell'agricoltura sia a livello nazionale sia a livello europeo. L'agricoltura, un'essenza antica, l'uomo, la terra, però tecnologicamente avanza. Tecnologicamente avanza, ma dobbiamo fare molta attenzione a quelli che sono i danni collaterali dell'agricoltura. L'agricoltura oggi è diventato un comparto estremamente impattante sull'ambiente, sia per quanto riguarda le problematiche sanitarie, sappiamo tutti i problemi dei residui, dei fitofarmaci, e sia per quanto riguarda invece le emissioni di gas a effetto serra che complicano il problema dei cambiamenti climatici. L'agricoltura però è interessante perché può anche essere parte della soluzione di questi problemi, perché oggi tecnologie che possiamo immettere nel settore agricolo possono evitare l'uso di eccessivi fitofarmaci o addirittura annullarli, e dall'altro lato possono anche creare modalità agronomiche che catturano CO2 invece di rilasciarla. Quindi c'è veramente tantissimo da fare, è un settore in grande fermento, ma come sempre prima di tutto bisogna studiare.